comunque riuscito a tirar fuori da ognuno di noi quello che, diciamo, il meglio di ognuno, e quindi mettendolo a disposizione della squadra è riuscito a fare un buon lavoro in questi 2 mesi, diciamo, che è stato qui. Parlando anche con i tuoi Sì, compagni beh, l'anno scorso. insomma, lui ha sempre detto che comunque ognuno, cioè nessuno deve sentirsi una riserva, siamo tutti titolari, e quindi naturalmente dopo c'era chi giocherà il sabato, chi non giocherà, però starà a noi comunque far vedere al mister che in quel momento meritiamo di giocare, insomma. Però lui ha sempre visto tutti alla stessa maniera e lo farà ancora. Tu, per esempio, come occupavi la tua giornata tipo più o No, meno? beh, sicuramente c'è chi gioca magari a carte giù all'entrata, nel hall dell'albergo, chi invece si trova nelle stanze a chiacchierare, insomma, chi decide di riposare. Ognuno, c'era il ping pong in questo, ognuno ha il suo modo. Giovani, giovani ce ne sono tanti, insomma, ce n'erano l'anno scorso, ce ne sono anche quest'anno, però sì, comunque, diciamo, i vecchi, vecchi come li chiamati, mettono a disposizione comunque le loro conoscenze per appunto aiutare noi a crescere, noi giovani a crescere. Era importante perché se uno non ha fatto niente deve iniziare, se uno ha fatto deve consolidare, quindi ogni stagione è importante. Sicuramente l'anno scorso è stato l'inizio, spero di riuscire a continuare sempre meglio. Sì, diciamo l'anno scorso c'era il Palermo che forse aveva qualcosa in più rispetto agli altri, soprattutto individualmente. Quest'anno bisognerà vedere le tre che sono venute giù da là, come, anche in base al mercato che faranno, come, Bologna, Catania. esatto, come si. Potrebbero essere le grandi favorite. Sicuramente hanno giocatori con grande esperienza, molto forti, però penso che, insomma, in Serie B tutte le partite si possono giocare anche tra la prima e l'ultima, insomma, quindi non è. Resta, insomma, comunque difficile giudicare dalla preparazione. E poi, appunto, dicevi, bisogna vedere dal mercato, però penso che potremmo fare il nostro campionato e giocare naturalmente partita dopo partita, cioè non pensare salvezza, playoff, niente, ma pensare alla partita che deve arrivare e pensare a vincere quella. Sono segnali importanti che dà comunque la gente che comunque sostiene il Varese, sostiene la squadra, e anche se non era proprio il coso che dicevi dei biglietti, non era il gesto in sé, ma proprio cioè non era il fatto di tirare su, è un esatto di attaccamento alla squadra, e penso sia importante, insomma. Anche l'anno scorso, nonostante le 7 sconfitte ai play-out, comunque c'era, diciamo, la tifoseria è rimasta sempre quella, anche quando le cose andavano bene, quando andavano male, comunque sono stati vicini alla squadra, ecco. Questo mi sembra una cosa positiva.